per l'ordinanza di Musumeci, quella che ha parlato da qualche giorno, il 14, il 6 gennaio, e le elezioni in presenza delle sono rimandate ancora. Vige l'eccezione per l'organizzazione in presenza delle attività laboratoriali per gli istituti professionali e per le attività di integrazione per gli allievi in difficoltà d'apprendimento o diversamente abili. Pertanto, diciamo ancora, continua la didattica a distanza e si cerca in qualche modo di fare fronte in maniera telematica a quella che è la mancanza purtroppo ancora della presenza. Ritengo però che, voglio essere ottimista della serie, come diceva il saggista Recoccati, che non è poi così irreparabile questa situazione, perché grazie a Dio i giovani sono pieni di forza, di energia, di speranza, e quindi anche questo protrarsi di questa didattica a distanza costituisce per loro un banco di prova che sono sicuro sapranno superare. Ritengo che quando ci saranno condizioni migliori, è solo per questo che la scuola ha attivato la didattica a distanza, solo quando ci saranno condizioni di maggiore sicurezza e di escludere completamente diciamo, situazioni di contagio, cosa che per ora il nostro governatore ha ritenuto non esserci, e allora potremmo riparlare di didattica in presenza con tutti i protocolli di sicurezza già sperimentati da questa scuola e messi in atto e che hanno dato risultati di grande garanzia, perché nessuno di questa scuola è stato contagiato a causa della permanenza a scuola. E quindi ci auguriamo che i dati sanitari dei prossimi giorni possano migliorare e consentire all'inizio di febbraio un ritorno in presenza secondo la percentuale che il governo nazionale e regionale decideranno su indicazione dei CTS. Ecco, ma se hai avuto modo di constatarlo, qual è l'umore dei ragazzi ai quali manca appunto il contatto diretto con gli insegnanti, con i compagni di scuola? È chiaro che la relazionalità in presenza è una cosa che non può dare nessuna soluzione virtuale, telematica, e questo lo sappiamo. Ma sappiamo che per ora non siamo in una condizione di scelta. Quello che abbiamo non è frutto di una scelta, ma chiaramente di una condizione di necessità. Però diciamo che questa situazione, questo forte investimento in didattica a distanza, in utilizzo dell'e-learning, delle didattiche digitali, ha elevato standard delle performance professionali di tutti i docenti. E quindi, bene o male, si sta capitalizzando una esperienza formativa che poi non sarà più una necessità, ma anche una scelta da affiancare alla didattica tradizionale. Quindi io voglio vedere, come posso dire, il bicchiere mezzo pieno di tutta questa situazione. È chiaro che seguendo alcune dirette, perché spesso io entro nelle classi, cerco di dare un po' di mantenere i contatti che prima avevo in maniera diretta, ora entrando nelle classi virtuali riesco a vederli e a cercare di avere anch'io un feedback, perché mi mancano terribilmente i ragazzi. Ne ha avuto vantaggio, chi è che si lamenta, come tutte le situazioni scolastiche c'è sempre la situazione. Abbiamo cercato noi di colmare diciamo, le situazioni di digital divide per evitare che alcuni ragazzi fossero sforniti, avendo acquistato i notebook con i fondi che sono arrivati, avendo messo a disposizione anche i laboratori per chi ne avesse fatto richiesta, e cercando di, come posso dire, contenere il più possibile il disagio, perché è innegabile che a lungo andare questa situazione un po' di disagio la crea.